carissimi amici del Sagittario, buonasera. Allora, andiamo a vedere come sarà per voi il mese di luglio 2022. Vi informo subito, ho la batteria scarica, nell'eventualità non dovesse durarmi, il telefono in realtà è sotto carica, ok? Se non dovesse durarmi, sapete che andrò a fare prima e seconda parte nel video, ok? Allora, dicevo, andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio e quali saranno le novità. Nel frattempo, tutte le persone nuove che guarderanno questo video, le invito a iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e comunque mi aiutate a sostenere il canale. Se avete bisogno di me, di qualsiasi genere di informazione, sul canale trovate i miei contatti, potete tranquillamente scrivermi. Io non rispondo a numeri che non conosco, ma vi richiamo io successivamente. E poi, se il video o i video in generale vi piacciono, ok, vi invito a lasciare un like oppure a commentarlo. Adesso andiamo a vedere, sono proprio curiosa, di sapere il vostro mese di luglio come sarà. Quindi per tutti gli amici del segno del Sagittario, come sarà il mese di luglio? E quali saranno le novità che chiaramente dovete venire a sapere. Andiamo a fare la classica stesa, quella delle 5 carte, come faccio di solito, e poi andiamo a fare i nostri chiarimenti. Eventualmente mi soffermo un po' di più o vado ad approfondire di più, ok? Allora, andiamo a vedere con queste 5 carte come sarà tutto il mese di luglio 2022 per il segno del Sagittario. Partiamo subito con una bella coppia. Denari e coppe. C'è una relazione importante, mi si apre proprio così, c'è una relazione importante. Voi che siete in coppia avete una relazione importante con il vostro partner. Poi abbiamo la coppia di nove che mi parlano quindi di novità in generale. Su questa relazione importante, ok, bisogna riflettere tantissimo, ok? Alle volte si agisce con immaturità, con leggerezza, ma ci sono in realtà delle valutazioni che si devono fare, ok? Delle valutazioni che comunque sono importanti, perché ci sono in tutti gli ambiti, parlo qui in generale, ci sono comunque delle sofferenze. Se si va a parlare di relazione ci sono delle sofferenze, se si va a parlare di un rapporto eventualmente lavorativo ci sono comunque delle sofferenze. C'è, diciamo, con questo 5 di bastoni rovesciato c'è della negatività, ok? Maggiormente però in quello lavorativo. Quindi ci sono delle difficoltà che voi dovete affrontare, degli impedimenti, delle situazioni faticose che dovete andare a sopportare per ottenere i vostri risultati. Ci sono, ripeto, delle situazioni anche bloccate che sono veramente difficili da gestire. Nel rapporto di coppia, giustamente, dovete riflettere di fronte a queste ostilità che si possono presentare nel mese di luglio, anche perché abbiamo un 9 di denari. 9 di denari che ci parla comunque sia magari di notizie comunque belle, positive, di viaggi di lavoro che ci sono da fare, ci sono comunque degli ottimi guadagni, ok? Ma dovete superare quelle difficoltà. C'è una facilità anche nel gestire determinati aspetti economici, ci sono proprio delle buone speranze nel proseguire, nell'andare avanti, dove vi danno sicurezza e dove vi danno la possibilità di intraprendere comunque il percorso che avevate iniziato e di portarlo comunque a termine. Ok, quindi c'è una certa stabilità, ma agli ostacoli che si presentano magari nella prima quindicina di luglio, ok, dovete comunque riflettere tantissimo. In più vi dico, andando avanti, su alcune problematiche c'è un... Su alcune problematiche
ci sono delle situazioni dove non verranno concluse come voi magari sperate, ok? Perché probabilmente vi allontanerete da un membro della famiglia o potreste essere delusi magari proprio da un membro della famiglia in particolar modo, o potreste essere delusi comunque da qualcuno. E quindi lì dove andate a buttarci la vostra forza, la vostra energia, vi rendete conto che sono delle energie sprecate, anche se poi a un certo punto comunque avrete la vostra giustizia. La vostra giustizia, che dove l'avrete, vi creerà anche un po' di, come vi posso dire, vi creerà non della serenità, no, perché per arrivare chiaramente ad ottenere qualcosa, chiaramente vi scombussolerà, ok, un po', quello che era la vostra serenità, la vostra tranquillità, quindi vi andrà un po' a scombussolare. E quindi cosa succede? Che nell'ottenere la vostra giustizia ci potrebbe essere magari un momento di crisi, perché arriverete a un punto in cui certo otterrete magari determinate cose, ma vi porteranno ad avere una crisi, a bloccarvi proprio emotivamente, anche se poi raggiungerete comunque il vostro successo, perché vi intestardirete, ok, porrete resistenza. Magari in quello che sono le situazioni nell'ambito familiare, magari in quello che sono le situazioni nell'ambito comunque lavorativo, cioè volete vincere comunque a tutti i costi. Ci sono anche degli ottimi guadagni, ok, che possono arrivare, ci sono tante riflessioni che dovete comunque fare, e ci sono, ripeto, delle difficoltà da dover andare a sistemare, a superare. Nonostante tutto, arriverete ad avere, ripeto, la vostra giustizia, in un certo qual modo un vostro trionfo, un vostro inizio, perché mi viene fuori un asso di bastoni. Andiamo invece a vedere il 3 di denari rovesciato, cosa vuole comunicarvi per il mese di luglio 2022, e quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Sì, all'inizio di luglio c'è una certa situazione comunque sia bloccata, dove dovete veramente riflettere, veramente dovete essere tanto maturi, perché c'è una certa situazione bloccata, che non vi preoccupate perché comunque vi porterà a un certo benessere, a un certo successo lavorativo, economico, a delle vincite, ok? Anche se qualcuno potrebbe pagarne magari le conseguenze, ok? Però c'è in un certo qual modo una celebrazione, uscire fuori da situazioni stagnanti, ok, e comportarvi diversamente rispetto a come vi siete comportati comunque in un passato, ok? Abbiamo la coppia di spade, denari. Ci possono essere delle notizie nell'ambito della salute che magari vi possono arrivare. Ok, magari che non riguardano voi comunque sia. Andiamo a vedere il 5 di bastoni rovesciato, cosa vuole comunicare, quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Ci sono delle comunicazioni che, come vi ho detto, delle comunicazioni dove vi portano sofferenza, anche perché ci sono degli ostacoli. Il 5 di denari rovesciato parla comunque di problemi di coppia o di perdite economiche. Ci parla anche con un 9 di bastoni rovesciato di
di cambiamenti che andate a fare, divorzi, separazioni, licenziamenti, rivali che magari si possono presentare, che possono rompervi, ok? Ci sono comunque delle comunicazioni che non vi piaceranno, ci sono, ripeto, dei problemi che dovete andare assolutamente a risolvere per ottenere comunque in un certo qual modo un vostro benessere e per ottenere comunque sia dei risultati positivi, perché comunque voi riuscirete a raggiungere la vostra felicità, ok? Con calma, però ci riuscirete. Andiamo a vedere invece questa bella carta positiva, questo 9 di denari, cosa vuole comunicare per voi nel mese di luglio 2022, e quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Cercherete, allora ci sarà una risoluzione di problemi, degli avvenimenti positivi, delle cose belle, magari dei viaggi, delle cose che comunque dovreste andare a fare, ma in un certo qual modo in tutti questi avvenimenti positivi ci sarà quel pizzico di illusione, probabilmente perché vi aspettate comunque delle cose e magari sarà tutt'altro, ok? O perché qualcuno cercherà in tutti i modi di mettervi il bastone fra le ruote. Qualcuno vi potrebbe creare dei dubbi. Oppure siete proprio voi, ok, che nel gestire tutte queste cose belle che vi possono arrivare non sapete come fare. Vi sentite deboli di fronte a determinate situazioni. Andiamo a vedere invece il 7 di coppe e il 7 di bastoni. Ci potrebbe essere una discussione con qualcuno dove dovrete chiarirla urgentemente, ok? Poi andremo a vedere anche questo. Vediamo intanto il 7 di bastoni rovesciato, cosa vuole comunicare. E quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Ci sono delle riflessioni che dovete fare in merito a una donna che vi, una donna, un'energia femminile, comunque un 8 di spade che vi mette il bastone tra le ruote, una persona che per voi prova odio, non vuole vedere la vostra felicità e questa persona vi può creare veramente seriamente comunque dei problemi in questo mese. Ci possono essere con questa persona delle discussioni, dei litigi che possono portare comunque a dei problemi non superabili, addirittura a delle rotture, ok? E per questioni comunque di pagamenti, di fatture. E voi qui vi sentirete deboli, vi sentirete con situazioni che magari vi aspettate ma tardano ad arrivare. Andiamo a vedere il 9 di spade. Il 9 di spade, cosa vuole dirci? E quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Questa giustizia, in che situazione ci sarà questa giustizia? La giustizia la otterrete perché vi sentirete comunque forti. Vi sentirete forti per andare avanti e vorrete quindi arrivare a raggiungere determinate cose, però in che modo lo farete? Cambiando completamente, facendo un cambiamento, perché per voi è in atto un cambiamento, uscendo da situazioni comunque pesanti, stagnanti e quindi cambiando gli atteggiamenti che avete avuto fino adesso, ok? Avrete a che fare con diverse persone, veramente diverse persone. Ci sono degli accordi che dovrete prendere, questi accordi vi porteranno comunque sia ad avere un trionfo, quindi ad avere un certo successo, con calma ma ce la farete, avrete il vostro successo, ok? Ma avrete a che fare con diverse persone. Allora, andiamo a vedere queste comunicazioni.
5 di bastoni rovesciato e 5 di denari rovesciato, le prime comunicazioni. A cosa si riferiscono per il Sagittario nel mese di luglio 2022? In merito a una persona che vi metterà il bastone fra le ruote, che non vi darà pace, non vi darà serenità. Queste sono le prime comunicazioni. Comunicazioni comunque sia pesanti. Pesanti in merito a qualcuno. Potrebbe essere magari delle comunicazioni negative per alcuni di voi in merito magari a una relazione importante. O potrebbe qualcuno mettersi in mezzo a una relazione importante e quindi darvi delle comunicazioni. Andiamo a vedere il 5 di bastoni rovesciato, il 5 di coppe rovesciato. Cosa vuole comunicare? Quali sono queste seconde comunicazioni da sapere? Le seconde comunicazioni da sapere sono in merito a un'energia femminile, una persona che potrebbe ricattarvi moralmente, ok? Che in un certo qual modo vi può portare comunque benessere emotivo, fisico, e c'è da fare una grande riflessione. Perché questa persona potrebbe magari comunicarvi che il vostro tipo di comportamento non va bene. Non le piace, ok. Vediamo le terze comunicazioni: 5 di denari rovesciato e 5 di coppe rovesciato. Cosa vuole comunicare? Probabilmente dovete chiarire delle cose con queste donne, o se siete donne, con questi uomini. 5 di denari rovesciato e 5 di coppe rovesciato. Cosa comunica? Allora, avrete a che fare comunque sia con delle energie femminili, con qualcuno addirittura sarà una chiusura, ci sarà una chiusura completamente. Un'altra vi metterà dei bastoni fra le ruote e un'altra invece rimarrà al vostro fianco, ma comunque nel mettere dei puntini sulle i. Ed è quella che comunque rimane in casa con voi, ok? Dove vi aiuta comunque nelle vostre cose. Vi può aiutare nelle vostre cose, nella vostra comunque vita. Però all'interno della coppia, a parte i sentimenti e tutto, ok, si va a guardare magari in un certo qual modo dell'opportunismo. C'è un trionfo che io vedo per voi. Andiamo a vedere invece questa coppia di nove, cosa comunicano. 9 di denari, 9 di spade. Che genere di novità ci possono essere per il segno del Sagittario nel mese di luglio 2022? Ci possono essere dei ritardi su delle cose che magari vi aspettate, ok? E magari su situazioni bloccate, su problemi legali, della gelosia, dove non vi fanno, ripeto, non vi fanno stare tranquilli. Ci possono essere dei ritardi o delle situazioni magari spiacevoli che si possono presentare, quindi o una persona che può causare delle problematiche o delle notizie che possono tardare ad arrivare. Allora, andiamo a vedere questo 7 di coppe rovesciato e 7 di bastoni rovesciato. Cosa vuole comunicare? Allora, in un certo qual modo,
abbiamo detto che il 7 di coppe. Abbiamo detto che accade qualcosa dove necessita un chiarimento, ok? Questo chiarimento potrebbe essere magari con una persona, con una rivale, con una persona che potrebbe causare dei problemi, ok? Solo che nell'andare a chiarirvi, a un certo punto voi avrete il vostro benessere emotivo, fisico, starete comunque sia bene, anche se ci sarà un po' di malinconia, ma cercherete, ripeto, di cambiare il vostro comportamento. Nei confronti di determinate situazioni. Anche perché ci sono dei sentimenti chiari nella relazione che comunque conducete e che portate avanti. Quindi è il vostro atteggiamento che cambierà nei confronti di determinate situazioni, dove vi porteranno comunque a un miglioramento di varie situazioni. Ok, a un trionfo dove vi porteranno a riflettere che comunque sia ci sono dei sentimenti e raggiungerete quello che comunque vorrete. Ok, andiamo a vedere invece i nostri angeli, arcangeli, quale consiglio possono dare al segno del Sagittario. Nel mese di luglio 2022, l'Unione Arcangelo Sandalfon, punti di vista o metodi tradizionali, organizzazioni spirituali, cerca mentori e amici che la pensano come te. Dovete cercare di unirvi a persone che, ripeto, la pensano come voi, a persone che credono comunque in quello che voi fate, però dovete anche guardarvi internamente, perché il vostro deve essere proprio uno slancio a livello spirituale, nei vostri comportamenti, in quello che dovete fare. E poi, a fondo mazzo, abbiamo l'ego, l'arcangelo Giofiel. Falsa sensazione di essere in trappola, eccessiva concentrazione sulle cose materiali, pensieri negativi o basati sulla paura. Voi siete convinti, magari anche nella relazione, eventualmente o su un posto di lavoro, che vi sentite intrappolati perché voi del Sagittario amate essere uno spirito libero. Non è così, è solo un vostro pensiero, ok? Ma la sensazione che avete è falsa perché in realtà voi non siete intrappolati da nessuna parte, nessuno certo vi vuole intrappolare. Siete troppo concentrati sulle cose materiali, quindi cercate un attimo di mollare questa cosa e non avete dei pensieri negativi, non cercate di avere paura, buttatevi nelle cose perché comunque sia il rischio ci deve sempre essere nelle situazioni. Allora, questo è il vostro mese di luglio. Io vi ringrazio, ci sentiremo presto sia per l'oracolo del giorno e sia per l'oroscopo settimanale. Ok, vi mando un bacio, a presto, buonanotte.